sul mio canale, io sono Maurizio Buonanno, consulente immobiliare, e il mio canale è un canale che si occupa chiaramente di mercato immobiliare, di proposte immobiliari, perché ci sono le mie proposte immobiliari, ma anche in quest'ultimo periodo ho deciso di dar vita ad una rubrica che è come va il mercato, no? Perché è una domanda molto ricorrente, almeno tra gli agenti immobiliari, è una domanda che si sentono rivolgere spesso. Dato che qualche piccola spiegazione ho voluto darla io, ho però voluto chiamare qualcuno anche un po' più importante di me e rivolgere la stessa domanda ad altri agenti, consulenti immobiliari che se la sentono rivolgere sempre naturalmente, però hanno, diciamo, sono delle fonti un pochettino più autorevoli del sottoscritto. Dunque, questa sera abbiamo qui un ospite, a cui già devo chiedere scusa. In partenza perché io gli ho promesso un aperitivo e l'ho attratta qui con, diciamo, la promessa di un aperitivo e invece non c'è niente, cioè neanche un bicchiere Neanche un d'acqua. bicchiere Ma d'acqua. niente, proprio. Beh, purtroppo il nostro lavoro sono talmente compressi i tempi che non ho avuto. Tra l'altro ho pensato, dico, vabbè, non faccio in tempo a prendere l'aperitivo, prendo due cioccolatini, però poi mi sono detto, attenzione, perché le donne sono particolari. Né meglio né peggio degli uomini, però magari stanno attenti alla linea, rischio anzi di fare più danno che guadagno, per cui stiamo così, siamo così. Allora, Giustificato. Carola Valenza, consulente immobiliare che io apprezzavo prima ancora di entrare nel gruppo con cui lei ha lavorato per parecchi anni. E anche perché fra tutti i consulenti immobiliari che andavo a vedere, lei spiccava sempre, cioè lei cercavo magari quel marchio, e lei mi veniva fuori lei. Addirittura io mi ricordo, questo non te l'ho Non me mai l'avevi detto, non te detto. l'ho mai detto, te lo dico adesso. Io mi ricordo che anche andando nel Play Store, ho trovato un'app di Carola Valenza. Cioè, per cui, e parliamo di qualche annetto fa, non tantissimi anni fa, ma qualche Una annetto fa. decina. Per cui voglio dire, era proprio avanti, no? E ha un sistema di lavorare con il quale che io vorrei rubargli, perché lei è amante del bello, possiamo dire. Cioè tutto quello che fa lo fa proprio molto bene, curandolo nel minimo dettaglio. No, salotto immobiliare a Genova che è una vetrina, ma non ha fatto un'agenzia immobiliare, no? Ha creato proprio un vero e proprio salotto immobiliare. E questo è, secondo me, il poterla avere qui a parlare di mercato immobiliare, insomma, per me è motivo di vanto. Cioè, è un piacere. Quando mi ha detto sì, vengo, la facciamo, beh, io insomma, posso dire che ero proprio contento. Ok, adesso finiamo con i complimenti e parliamo proprio di te, cioè, però adesso me lo devi raccontare un pochettino te. È tanto tempo che tu fai, perché dai risultati sembra che tu faccia questo lavoro da sempre, però non hai sempre fatto solo questo lavoro. Io nasco come interior designer e faccio questo lavoro soltanto da 12 anni. Tra l'altro iniziando nel momento, intanto grazie per i complimenti perché davvero tanto È sono bello. reciproci perché Sì, penso no, altrettanto di te, quindi sono sono. anche esagerati se vogliamo No, no, dire. ma sono sinceri perché se Sono no non l'avrei sinceri, lo detto. so, però ti ringrazio. Ho iniziato 12 anni fa, provenendo da un mercato completamente diverso perché appunto mi occupavo di interior designer. Avevo questa esigenza comunque di ampliare i miei servizi anche con l'immobiliare, pertanto mi sono abilitata al ruolo. Io prima ancora di iniziare, a differenza di molti dei colleghi, di solito Ecco, giustamente fanno un po' di esperienza prima di cominciare. Io all'inverso ho detto no, io prima mi abilito al ruolo, cerco di capirne qualcosa di più perché vengo dall'architettura e quindi dopodiché questo, no, comincio. scusa, ma questo qui proprio vi dà l'idea di come prende seriamente le cose, cioè la scura nel dettaglio, no? E dice, ok, ampio i miei servizi, faccio consulente immobiliare, cosa faccio? Mi abilito al ruolo, perché per legge bisogna abilitarsi, no? Esattamente, Per cui ho fatto niente di è inutile straordinario. che andiamo a provare a fare qualche cosa, magari. No, mi abilito al ruolo e inizio a percorrere questo sentiero, proprio come bisognerebbe fare tutti.
Esattamente, esattamente. E ho cominciato appunto in un anno teoricamente e sulla carta pessimo, perché ho iniziato fine 2009, inizio 2010, un momento nel quale, storico, nel quale ad avere un minimo, no, di lucidità sarebbe stato meglio forse chiudere le agenzie. Molti lo hanno fatto, tanti hanno chiuso le agenzie. A me piacciono le sfide difficili, Maurizio, quindi ho deciso di iniziare nel momento peggiore. Questa è stata probabilmente la mia fortuna. Ma tu lo sapevi che era il momento peggiore? No, non me l'avevano detto e diciamo che avremmo dovuto possedere la sfera di cristallo per saperlo. Però cominciava ad essere un momento di stasi e poi l'inizio della crisi in tutti quanti i comparti, anche nel mio della progettazione, ecco perché è nata l'esigenza di ampliare i miei servizi. Di fatto poi il comparto immobiliare è stato quello più penalizzato. Sì, 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 sì. Però il vantaggio è stato, secondo me, quello di iniziare in un momento difficile, senza retaggi e background precedenti, no? Che mi potessero porre nella condizione di fare dei paragoni, dire oddio, ma tutto quello che è stato finito nell'immobiliare adesso io non ce l'ho più. No, io partivo da zero. E proprio perché per me era l'inizio, ho cercato di fare il massimo che era nelle mie possibilità, ho cercato di studiare tutte quelle strategie che avrebbero potuto portarmi dei clienti, acquirenti e venditori, e forse questa è stata la spinta giusta, probabilmente. Non mi sono crogiolata nel piangermi addosso, nel dire oddio, ma adesso in che momento mi trovo? Mi trovo all'inizio e quindi devo iniziare. Tra l'altro nel momento peggiore, cioè io faccio questo lavoro da tanti anni, di momenti brutti, se vogliamo, ne ho vissuto qualcuno. Però il 2011, perché poi il 2008 è cominciata la crisi, 2009 se ne parlava, 2010 vabbè, forse svitiamo le lampadine, no? A Genova quando c'è la crisi immobiliare dice vabbè, svitiamo le lampadine. Risparmiamo un po'. Invece nel 2011 è stato proprio un crollo totale. Per te aver iniziato in quel periodo è stato aver iniziato chiaramente in un periodo, però non sapendo esattamente, che non cosa, avevo conosciuto i momenti migliori, che cosa c'era di buono, uno dice vabbè, non potrà fare altro che migliorare, e ha avuto dei fantastici risultati. Quello insieme al fatto di essere comunque un tecnico dell'immobile mi ha aiutato moltissimo, secondo me, perché comunque avere la conoscenza dell'oggetto che poi diventa, no, il protagonista di tutta quanta la trattativa, quindi l'immobile, chiaramente questo mi ha aiutato moltissimo nel creare il rapporto fiduciario col mio cliente, perché quando ti trovi di fronte ad un agente immobiliare che comunque conosce tutte quelle che sono le dinamiche e tutte quelle che sono le peculiarità dell'immobile, questo aiuta sicuramente nel trasferire e nel creare quel rapporto fiduciario che poi è alla base della vendita. Quindi certo, io credo che questo, insieme al fatto di iniziare il momento peggiore, siano state le due carte vincenti che ti hanno permesso in 12 anni di raggiungere risultati eccellenti, dei fantastici risultati, sì, a livello nazionale. Cioè, questo da sempre, sono stata fortunata, quindi già dal primo anno sono entrata a far parte, diciamo, di quel gruppo di consulenti tra i primi nell'ambito del network. Cioè già dal primo anno, già dal tu primo eri anno, già come rookie, sì, proprio dedizione al lavoro. Ma quando si dice che ci vuole passione, dedizione e sacrificio. Sacrificio, ma nell'accezione più bella del termine, nel senso che si rende sacro quello che si fa. Quindi non vediamo come un cilicio da indossare tutti i giorni, no? Rendere sacra l'attività che si compie quotidianamente, in questo senso assolutamente. Ecco, ti sei appassionato al tuo lavoro, per cui quando questo ti appassiona non fai fatica a farlo. Diciamo che di notte c'è chi sogna di vincere all'Enalotto, tu invece sogni come mettere, come presentare le case, come, quali nuovi piani di marketing puoi sviluppare. La mente non si ferma mai, siamo imprenditori a tutti gli effetti. Però adesso, in questi 12 anni, dove tu hai ottenuto questi fantastici risultati, come va il mercato? Quante volte te l'hanno chiesto? Spessissimo. Sì, è la domanda principe, ragione tu. Ma quando ti chiedono come va il mercato, tu come ti senti? Tu dici è un altro che, oppure finalmente mi identificano come... Allora,
Senz'altro sì, vuol dire che innanzitutto sei identificato come un professionista del settore e questo è un aspetto sicuramente fondamentale ed importante, no? Alla base della nostra attività. Perché? Perché nel momento in cui i nostri clienti, i nostri conoscenti, amici hanno un'esigenza immobiliare, significa che poi ti verranno a cercare, noi viviamo di questo, quindi è una domanda alla quale rispondiamo sempre molto volentieri. La mia risposta però è la solita, quella che darebbe ogni consulente con un minimo di lucidità mentale, ovvero dipende da dove lo guardi tu questo mercato immobiliare. Esatto. Lo guardi dalla parte dell'acquirente, lo guardi dalla parte del venditore, lo guardi dalla parte del venditore che deve andare a reinvestire nell'immobiliare. Quindi diciamo che la domanda non può essere univoca, dipende dalla posizione di colui che la domanda te la pone. Per cui se come va il mercato, no? Diciamo, sottintendo un'altra domanda, che è i prezzi salgono, è un discorso, no? E questo può essere visto sia dalla parte dell'acquirente che dalla parte del venditore, perché magari il venditore desidera vendere in un momento in cui i prezzi sono più alti, un acquirente rispetto invece... a cosa? Perché dipende anche l'oggetto della vendita, quanto esatto, è stato acquistato, esatto, quando è entrato nel possesso, esatto. Anche questo fa una differenza enorme nel dare una risposta alla domanda che mi hai appena posto. Esatto, soprattutto se voi dovete vendere pensando di monetizzare, allora a quel punto, se avete ereditato una casa che è stata comprata negli anni 80, qualunque cifra è un'ottima vendita. Va bene, no? Se invece voi avete comprato anni in cui il mercato era particolarmente alto, subito dopo l'ingresso in euro, no? Abbiamo avuto delle condizioni particolari, erogazioni di mutui particolari, per quello cui potrebbe essere hanno un fatto problema. Lievitare. Questo potrebbe essere un problema, soprattutto quando il mutuo residuo che grava sull'immobile, e capita molto spesso, è un mutuo addirittura più alto rispetto a quello che è il valore oggettivo di mercato oggi. Quello potrebbe essere un problema. Però potrebbe essere, perché in America fanno un giochetto, no, che qua in Italia non abbiamo il coraggio di fare. Allora, se io compro una casa, questa non te l'ho detta prima della trasmissione. No, no, assolutamente, l'ascolto con... Allora, se io compro una casa ai massimi, per cui siamo nel 2006-2007, sì, anni sì, poco in cui, prima del... poco prima del crollo, del crollo. No? E mi faccio un mutuo per 200.000 euro, estinguibile in 30 anni, supponiamo. Adesso mi ritrovo ad avere una casa che con tutta probabilità avrà un valore di mercato di 100.000. 100-120. Più o meno, diciamo così. Spariamo delle cifre a caso. Ma quando avrò finito di pagare il mio mutuo che ho stipulato nel 2006, probabilmente avrò speso 300-400.000 euro. Sicuramente. Sai gli americani cosa fanno? No. Smettono di pagare. Lo so. Per me porsi nelle condizioni perché di poter andare devo pagare a trattare una casa di 400.000 euro quando in realtà ho un valore di 100.000. Lo so, quando questo accade in Italia, ma in maniera molto più naturale, perché gli italiani non hanno una mentalità non così, hanno questa mentalità. Però molto spesso capita quando effettivamente non ci sono più le condizioni, anche perché magari sono venute meno delle stabilità di tipo lavorativo, e quindi quando il proprietario di casa si trova in quella condizione smette naturalmente di pagare perché chiaramente non riesce a far fronte all'impegno. Ecco che allora si pongono le condizioni per poter davvero andare a discutere poi in sede di stralcio del debito con la banca, però ponendo il proprietario in una situazione che non è proprio bellissima, che dall'italiano non viene vista, a meno che non sia una costrizione dovuta alla situazione contingente, non viene vista come una modalità per procedere. Esatto, diciamo, cioè, diciamo che noi comunque abbiamo ancora questo tipo di remora, sì, no? Sì. Non vediamo tutto solo ed esclusivamente dal lato finanziario, ma forse anche da quello affettivo, no? Perché poi una sì, casa affettivo, è... umano, insomma, è chiaro che una casa tutto sommato rappresenta anche non è soltanto quello della proprietà, certo. Siamo italiani, insomma, d'altra parte, in qualche cosa d'altra parte è anche la nostra forza, perché per noi l'immobile vale
proprio perché ha un grande valore, abbiamo molto spesso l'ambizione di possederlo, no? E questo per noi agenti Esatto. immobiliari è, come No, dire, abbiamo un'alta percentuale di di proprietari. proprietari in Italia, no? Questa è anche Cosa che la leva che ci aiuta a lavorare, ci no? Perché aiuta altrimenti. a lavorare. Ma adesso, allora, se io ho ricevuto risposte differenti, no, a seconda degli intervistati, però sono tutte abbastanza convergenti e lo voglio chiedere anche a te. Allora, l'anno scorso ci è capitato di finire in una situazione, siamo nel 2021, no, lo dico perché magari se qualcuno vede questo video fra 10 anni Ah, giusto. e rimarrà, se qualcuno vede questo fra 10 anni, siamo nel Diamo una 2000, collocazione siamo, caso temporale. temporale, siamo, per cui l'anno scorso, 2020. Ma questo anche a futura memoria, non lo so, magari che ne so, fra 100-200 anni gli archeologi del futuro troveranno queste. Nel 2020 siamo capitati nel bel mezzo di una pandemia che nessuno Si si sarebbe sarebbe mai mai aspettato. aspettato, Due certo. mesi fermi in casa, blocco, le visite per noi agenti immobiliari che sono vitali, no, vitale fare la visita, non è stato possibile far vedere le case. Noi gli open house, non ne parliamo poi degli open house. Noi facciamo gli open house, facciamo entrare gente, non si poteva assolutamente, non Una si è tragedia, una potuto, tragedia. è stata una tragedia. Come l'hai vissuta e soprattutto come questo ha, secondo te, influito la tua percezione? Cioè, quanto ha influito nell'andamento dei prezzi prima e dopo il lockdown? Prezzi e magari anche numero di transazioni. Allora, è evidente che, beh, intanto è stato uno stravolgimento, ma anche nelle modalità operative. Devo dire che ha anche comportato un qualche cosa di positivo, vediamo anche l'aspetto positivo, no? Ci ha imposto un'accelerazione di tutti quelli che sono i processi di È informatizzazione. verissimo, è Ci verissimo. ha insegnato, quindi, vedi, firma elettronica, vedi tutta una serie di cose. Ci ha insegnato ad utilizzare le riunioni virtuali attraverso strumenti quali Zoom, per esempio, no? Quindi Sì, questo è sì, sì. servito tantissimo. Personalmente mi ha spinto ad acquistare uno strumento che è quello con il quale ho realizzato la realtà virtuale immersiva, Bellissimo, sì. che prima di allora forse non sentivo così necessario. Poi in quel momento lì mi sono detta, ecco, se io avessi, fossi dotata di uno strumento di questo tipo, probabilmente riuscirei a fare delle visite a vendere anche in un momento di fermo totale. Quindi io tendo sempre, anche per carattere, a vedere gli aspetti positivi. Questi sono stati aspetti positivi sicuramente. Dall'altro canto, naturalmente, questo ha comportato inizialmente una, come posso dire, uno stato di demoralizzazione totale, perché nessuno di noi sapeva quando e come sarebbe finita, di fatto non è finita ancora Siamo oggi. finiti in una realtà Inaspettata, no? inaspettata, Inaspettata, sconvolgente. vero è che eravamo tutti spinti del sì, andrà tutto bene, no? Tutti quanti, poi questa cosa che oggi non ne possiamo nemmeno più sentire parlare, guai a dire, no? Ogni volta che si Ecco. sente quella Mamma frase. mia, certo, però diciamo che la prima reazione è stata quella. Per quanto riguarda il numero di transazioni, è evidente che queste siano crollate. Ma perché? Perché non si potevano fare le visite e perché soprattutto nemmeno i notai potevano stipulare. Quindi c'è stato un momento di fermo, ma dovuto proprio a questa situazione Che non si contingente. sapeva come Non si aggirare, come sapeva affrontare. esattamente cosa stava succedendo poco prima della, il giorno prima della pandemia. Stava succedendo che, per quanto riguarda il numero delle transazioni dei prezzi, più o meno stavamo assistendo ad una stabilizzazione e ci aspettavamo una risalita graduale, ma comunque una risalita. Tutti quanti dicevamo abbiamo raggiunto il fondo, adesso non possiamo che migliorare. La pandemia ha bloccato questo processo, no? Quindi, dopo un periodo così di incertezza, quando si è potuto ricominciare tutto quanto, che cosa è avvenuto? È avvenuto che probabilmente siamo stati spinti da una voglia di ed esigenza anche di avere spazi più ampi all'interno di casa, perché ci siamo ritrovati tutti ad abitare e Vero. a lavorare all'interno di spazi che oggettivamente erano piccoli e non organizzati per poter, ad esempio, lavorare in remoto o condurre delle lezioni in DAD, no? Quindi questo ha sicuramente ci ha messi nella condizione di
dovendo stare necessariamente dentro casa, di capire: ma è davvero la casa che a noi serve? È l'immobile giusto per noi? Gli spazi sono calibrati? In moltissimi casi no. Dovendo passare più tempo all'interno delle quattro mura, abbiamo guardato meglio come erano queste quattro mura poi in definitiva. Le abbiamo guardate e ci siamo resi conto che in molti casi non andavano bene. Devo dire che tutte le manovre che sono state anche compiute, programmate dal governo, hanno comunque dato e profuso un po' di ottimismo. Certo. E questo, insieme ai mutui, comunque ai tassi dei mutui, questo ha fatto sì che comunque, passato il primo momento, quando si è potuti ripartire, il mercato immobiliare aveva avuto una spinta notevole. Per cui, scusa ti interrompo, il mercato immobiliare stava attraversando una fase di stabilizzazione in attesa della ripresa. Esatto, in attesa della ripresa. Ecco, questo, la pandemia ha congelato, no? Ha messo in freezer l'andamento del mercato. Alla fine della pandemia, il mercato cos'ha? Recuperato? Oppure non c'è stata un'inversione di tendenza, cioè la pandemia non ha riportato indietro il mercato, ma ha continuato secondo quello che era il suo trend e ha recuperato? Allora, in termini di valori di mercato, oggi siamo più o meno ai livelli pre-pandemia, quindi abbiamo recuperato. Ok. Siamo ai livelli pre-pandemia. Per quanto riguarda il numero di transazioni, il dato ci dice che rispetto all'anno scorso abbiamo avuto un aumento esponenziale del numero di transazioni. Genova in questo è veramente un fiore all'occhiello a livello nazionale, insieme a il comparto ad esempio lombardo, piuttosto che Roma, eccetera. Sì, Milano, Roma. Quindi diciamo che i dati ci dicono che rispetto al 2019, quindi al pre-pandemia, i numeri sono aumentati almeno di un 30%. Rispetto al 2020, quando però c'era un blocco oggettivo, quindi non va preso come dato a sé, fine a se stesso, abbiamo addirittura raddoppiato questi numeri, ma comunque su tutte quante le piazze il dato ci dice che l'aumento è a doppia cifra sicuramente, quindi a questo punto di vista siamo assolutamente ottimisti. Per cui in sostanza, cioè, la pandemia ha messo in pausa quella che era una tendenza, ma non l'ha rovesciata. No. Non siamo ritornati, fortunatamente, perché sennò sarebbe, non siamo ritornati indietro, cioè il numero di trattative è andato avanti, per cui ha mantenuto la tendenza. Qui adesso, no, ma è un'altra cosa, ecco, che prima tu l'hai accennata e volevo sapere il tuo parere. Allora, durante la pandemia il mercato immobiliare è rimasto in pausa, però il governo ha adottato delle misure, no? E qui ti volevo ha adottato delle misure che hanno portato, hai detto, dell'ottimismo. Allora, questi famosi ecobonus, di cui tutti ne parlano, ma secondo me nessuno ne sa niente, hanno contribuito, che ne so, alla rivalutazione di immobili che magari erano completamente da ristrutturare o addirittura da sventrare e da rifare, o addirittura per dei costruttori hanno, portato alla ribalta degli immobili che in fase di trasformazione hanno potuto essere rivalutati, oppure no, cioè l'ecobonus c'è ma non sa se chi l'ha pigliato. In poche parole. Quello dell'ecobonus è uno di quegli strumenti, insieme alle agevolazioni fiscali per gli under 36, per esempio, agevolazione anche sui mutui, che il ritorno di Consap per quanto riguarda finanziamenti, che sono state messe sul tavolo e sul piatto delle strategie sicuramente per dare una spinta. Per quanto riguarda il sisma, chiamiamolo super bonus, che poi comprende sia la parte sismica, quindi la rivalutazione sismica, sia quella relativa invece ai consumi, quindi l'eco bonus, quindi in merito proprio alla prestazione energetica. Sicuramente rientrano a far parte di quegli strumenti che hanno creato dell'ottimismo. Per quanto riguarda invece l'applicazione vera e propria, devo dire che i numeri ci dicono che soltanto in minima parte rispetto a quelle che erano le aspettative
le pratiche sono andate avanti, quindi in una parte veramente minima rispetto a quelle che erano le previsioni. Le motivazioni sono molteplici: la scarsa chiarezza nelle modalità, sommate anche alla burocrazia abbastanza complessa nel portare avanti la pratica, un po' come tutte le cose, quando sono all'inizio vanno un pochino tarate. Ora ci auguriamo tutti quanti, i segnali ci sono, che venga prorogata la scadenza in maniera tale che si cominci a conoscere un pochino meglio lo strumento e lo si cominci anche ad applicare, perché è stato utilizzato abbastanza per quanto riguarda il comparto delle indipendenti e semi-indipendenti, da quello che ci dicono i numeri, molto meno per quanto riguarda invece i contesti condominiali. Quindi sicuramente va un attimo rivisto, semplificato. La tendenza è quella, perché inizialmente, per esempio, per fare un esempio, era necessario che ci fosse la piena conformità urbanistico-catastale per poter procedere. Su questo adesso oggi si sta un pochino derogando, quindi insomma si sta cercando di renderlo un pochino più semplice. Speriamo che questo avvenga. Sì, anche perché comunque l'ecobonus, cioè in parole, cioè a promesse, l'ecobonus promette di essere uno strumento efficacissimo, certo. Però obiettivamente c'è poca conoscenza di questo strumento e soprattutto c'è anche lo spauracchio di dire: beh, un domani questi soldi che adesso pensi di aver risparmiato te li verranno a chiedere. Di conseguenza uno dice: vabbè, aspetta, prima di mettermi sul collo una spada di Damocle. Anche quelli che sono stati avviati adesso si trovano un po' in incaglio, ma per quale ragione? Anche perché comunque la pandemia ha causato comunque una difficoltà nella reperire le materie prime, che sono diventate molto molto più costose. Questo significa che preventivi che erano stati messi a budget per appunto l'applicazione del bonus, oggi sono preventivi non più sostenibili, perché nel frattempo le materie prime hanno in qualche caso aumentato. Ma sì, e quindi è evidente che chi questi preventivi li aveva strutturati si ritrova a non poterli più non poter più eseguire i lavori. Anche perché questo sta creando molte difficoltà nel comparto del bonus. Allora, adesso diciamo che siamo in fondo, no? Per cui allora, tu sei stata molto brava, no? Mi hai detto: vabbè, sì, come un consulente immobiliare, no? Ha risposto bene, in maniera perfetta, e ha anche dato dei dati importanti, cioè. Però ora ti chiedo di schierare, cioè adesso tu devi smettere i panni, no, di Carola Valenza, indossare quelli di una fata, no, perché una strega è brutta, cioè una fata con la sfera di cristallo, e mi devi dire qual è la direzione che prenderà il mercato secondo te nei prossimi 6 mesi. Io non riesco ad uscire da quella che è la mia predisposizione mentale, ahimè. Posso mettermi nei panni di chiunque, faccio finta di mettermi nei panni della persona qualunque che non fa questo mestiere. Io tendenzialmente sono ottimista, Mauri, quindi io ritengo che questi primi segnali potranno essere confermati. Me lo auguro, per cui io sono abbastanza... Voglio essere ottimista e quindi pensare, no, anche perché questo è fondamentale. No, non ti perché chiedo. Se tutti quanti siamo ottimisti, molto probabilmente le cose andranno bene. Se tutti quanti saremo pessimisti, una cosa è certa: andranno male senz'altro. Se saremo ottimisti, abbiamo molte probabilità di aver ragione. Se saremo pessimisti, avremo sicuramente ragione. Preferisco far parte del primo gruppo, quindi essere ottimista e quindi pensare che quella che è al momento una tendenza, se come dire, i nostri governanti ci aiuteranno nel incentivare questa tendenza, io mi auguro che poi possa essere confermata anche dai dati futuri prossimi. Per cui attendiamoci un aumento delle transazioni. Quantomeno sarebbe sufficiente anche una stabilizzazione su questi dati. Che sarebbe già importante. Sarebbe importante, perché io diffido un pochino, no, delle tendenze sempre in salita. La salita va bene, poi bisogna anche stabilizzare per rendere più concreti e più solidi i consolidare quello che si è ottenuto. Il mercato sarei già contenta così. Sarebbe ottimo. Sì.